Mi puoi inviare la geolocalizzazione gentilmente? Ok, sto arrivando. Bentrovati con il nostro appuntamento con Viola Car. Sono Giovanni Mafrici in compagnia di Vittorio Massa. Abbiamo un ospite, anche questa volta. A proposito, Peppe Calabrese, ci volevi censurare che qua dici che c'è brutto tempo, ci sono le pozzanghere. Siamo ancora qui, anche perché ci sono 21 gradi. Sì, fino a dicembre ce la facciamo. Ciao Patrick, come stai? Benissimo, un saluto agli amici del nord, visto che hai approfittato di dire del tempo che sono. Va bene, quindi torniamo a parlare di pallacanestro. Stiamo viaggiando verso Legnano. Lo chiamano Pat come Patrick Ewing, fantastico pivot degli anni 90 dei New York Knicks e non solo. Ti possiamo chiamare Pat? Vabbè, sì, mi piace, va bene, va benissimo. Per Celtics. Shaw beats Ewing with the ball. Sì. Allora Vittorio, è stata una vittoria sicuramente fantastica, anche se mi hanno detto che arriva una telefonata anonima a Cetro Viola. Ma quelli sono i soliti simpaticoni che non hanno niente da fare. Con Scafati è stata una bella partita, abbiamo ritrovato qualcuno dopo tanto tempo che finalmente ha dimostrato di essere quel giocatore che l'anno scorso avevamo apprezzato. È mancato essere protagonista, Patrick. Ma quando stai fuori tanti mesi apprezzi veramente la bellezza di questo sport. È stato un po' un amore ritrovato, perché 6 mesi fuori veramente vedere i tuoi compagni che giocano, vederli durante i play-out, che comunque si era formata quella bella coesione, era brutto star fuori. Però tutto questo mi è servito da stimolo. E niente, adesso si è girata pagina e vogliamo fare un grande campionato tutti insieme. Cambio di direzione, passaggio per Baldassare da tre! Sud della Svizzera, ospedale Santa Polenta di Viganello, reparto malattie infettive. Avendo appreso l'infortunio di celiaco Sforza, c'è un posto in nazionale svizzera per te. Cioè, è il tuo momento, insomma. Dopo Marco Micevic e il San Marino, tocca a te a questo punto. Sì, c'è stato qualche contatto, adesso vediamo con calma. Prima penso alla viola e poi vediamo se pensare alla bandiera svizzera. Ma com'è la tua cittadinanza? Fammi capire, tu sei italiano? No, sì, io sono italiano, io mi sento italiano, però sono nato in Svizzera, mia madre è svizzera. Infatti quando ero piccolo... Mangiavi la cioccolata, quella buona. Come sempre, il Toblerone, il Cahier e... Pensa che mia madre, quando ero piccolo, a me parlava solo in francese e mio padre in italiano. Infatti quando andavo all'asilo confondevo le parole, parlavo metà francese e metà italiano. Oh, sì, però anche tu, ti sembra il caso di dormire con la maglietta di Sforza? E quella di Ronaldo era finita. Tuo padre mi hanno detto che è stato un grande allenatore. Sì, è stato un allenatore, un grandissimo appassionato di basket, gli piace vedere belle partite. Dove hai allenato? Ma allenava, ha allenato a Chieti, ha allenato a Treviglio, ha fatto B1, allenava a Cremona, poi... Bisogna cominciare a crederci in trasferta. Bisogna crederci e noi ci crediamo, ci stiamo allenando bene, si sta formando veramente... Quando penso a noi, penso a me, io adoro l'idea del branco dei lupi. Che per cacciare una preda lo fanno insieme, non ci sono individualismi. Mi piace questo paragone e penso che questa squadra ha anche questa qualità, quella di essere un branco, non di pecore ma di lupi. Federer in finale. Oh. Chi è? Ciao! Chi sono? Chi sono? Torniamo indietro. Chi sono? Non lo so, andiamo a vedere. Siete nel pieno dell'intervista. Comunque il format è tu Vittorio e a giro a turno un giocatore, giusto? Comunque è carinissimo, hai fatto una cosa simpatica. La fa un po' la Rai con Pani, no? Con Pani e Mollica, però questo dello sport è un inedito, bravo bravo. Però questa è una città che gli basta davvero nulla per riaccendersi. E poi Ginobili
non ha mai dimenticato Reggio Calabria, ne ha viste tante, però l'ha sempre fatto anche lontano dalle interviste, con molta sincerità. Quindi forse qui non si sta malissimo, almeno non si stava malissimo. Io penso che il momento più alto del legame post pallacanestro di Ginobili a Reggio Calabria sia il tweet nei confronti di Pasquale Favano, che è bello parlare dei giocatori, delle vetrine, degli allenatori, delle copertine, però Pasquale non è su nessuna copertina, ma potrebbe veramente raccontare enciclopedie di pallacanestro. Lui è uno dei fondatori dell'Avione, insomma, giocava nel 1966 e credo che quella piccola intervista rubata sia la sintesi di quanto tenga alla causa e di quanto sia apprezzato il suo lavoro. Che ne pensi di Pasquale Favano? Ma lui lo adoro, è stata una persona veramente genuina e che si... la tipica persona che capisci che ti puoi fidare di lui. Ricordo che anche nonostante fossero passati pochi mesi, perché alla fine io per 2 mesi e mezzo ho giocato qua, dopo l'operazione sono stato a casa, mi ricordo che Favano, comunque Pasquale, mi ha chiamato 2 o 3 volte, mi ha fatto un sacco piacere, perché non erano dovute queste chiamate, ma ho sentito proprio che l'ha fatto con l'affetto di una persona matura e di chi è veramente sincero nel sapere come stai. Sono molto affezionato a lui, infatti. Poi è super, è un super lavoratore, quindi mi piacciono le persone che si danno sempre da fare. La cosa bella di Pasquale è che questa tipologia di telefonate non le riserva soltanto ai super giocatori della Serie A, ma vi posso assicurare che se si fa male Guido Rossi del 2004, lui è pronto con la telefonata. Tutti. Sì. Va bene, parliamo di Legnano, gara importantissima, gara cruciale, roster incredibile. Lo tieni tu i pantaloncini Mosley per non farlo saltare? Ma adesso penso che sì, non sono male, non è, però penso che si può fare fuori casa finalmente, perché sento che è l'occasione giusta per provare a fare quel salto di qualità che da 3 trasferte cerchiamo. E poggiano molto il loro gioco sui 2 americani, tra l'altro Arrivio mi sembra che ha preso il miglior giocatore del mese scorso, quindi sta giocando ad alto livello, però noi abbiamo anche le contromosse che per provare a limitarlo. E sì. Quindi andiamo lì a testa alta, cioè noi dobbiamo finire la partita fieri di quello che abbiamo fatto durante i 40 minuti, poi il risultato lo vedremo alla fine, però bisogna... non dobbiamo avere rimpianti. Penso che Mattia Ferrari sappia benissimo chi sarà il difensore destinato a marcare Raivio, ormai lo chiamo Berlingeri da queste parti, Vittorio. Sì, ruba tutto, credo che ci ruberanno anche la macchina dopo questa battuta, però Riccardo Rossato nelle ultime giornate si sta facendo apprezzare per un'intensità difensiva, incarna perfettamente quella che è l'idea di gioco della Viola. La Viola sta vincendo con la difesa, ma una difesa intensa, in questo lui è uno specialista. In una squadra così servono degli specialisti difensivi per mantenere l'intensità nel corso di tutto il match, se no non vinci mai facendo 60 punti e non fai mai fare 54 punti ad una squadra come Scafati. Torniamo tutti a casa del presidente, Patrick. Ah sì? Hai eletto a Castello? Sì, hai eletto a Castello, ha una tenuta lì dove lui gioca spesso a golf. Sì. Okay. Lui batte da Legnano e la pallina arriva direttamente a Milano. Sì. Poi mi raccomando, attenzione al caldo afoso del palazzetto. Il palazzo di Castellanza. Mi hanno detto un palazzetto riscaldato. Sì, poi fa 9.000 persone. No, allora è piccolino. Però non fa freddo, cioè non fa il freddo che faceva qui a Reggio l'anno scorso. Io vorrei dare un messaggio pubblico al presidente Marco Tajana. Presidente, sei capitato l'unico giorno freddo della storia di Reggio Calabria. Padre, tu ci alleni tutti i giorni. Com'è il palazzetto nostro? Dai. No, ma siamo qua, non dico quasi in pantaloncini, ma. No, quello è peggio. Chiedi
gli manca di più dei ragazzi dell'anno scorso? Ma io devo dire che ho stretto amicizia, beh, con Robby Marulli devo dire che è proprio un bravo ragazzo, nel senso anche la, con la Linda, la sua ragazza, abbiamo stretto molta amicizia. E poi comunque anche il giovane Babi Lozze, che andavamo al palazzetto insieme ogni tanto, mi faceva ascoltare le sue musiche georgiane, il rap georgiano famosissimo, sì, sì, ogni settimana ti scopri qualcosa di con la sua Lozze. Espressione Shekaleo, dice: cazzo, sei tua nonna, devi aiutare, allora prendiamo le bolle. Pronto? Andrea, ciao, come va? Ti disturbo? No, dimmi tutto, che è successo? Ma non lo so, perché? Ah, per sapere, perché se venivi avevo grande piacere invitarti a cena. Tuo fratello gioca sempre a Sassuolo, no? C'ho anche al fantacalcio, fratello, purtroppo. È uno dei drammi del mio fantacalcio. Berardi, destro. Che squadra tifi, Pat? Di calcio, beh, simpatizzo per l'Atalanta alla fine. Devo essere... No, anch'io, anche parte. Se purtroppo l'Atalanta negli anni ha contribuito alla crescita esponenziale di una squadra che non mi sta per nulla simpatica. Ricordo di quando vendette Cabrini nel 1980 alla Juventus, e da lì partì il mito, insomma. Ancora attuale, no? Caniggia. E la figlia partecipò ad un reality, la figlia di Caniggia. Sì. Trova la figlia di Caniggia c'ha 5-6 cori dedicati. Sì. Quello Caniggia vola e portaci in Europa col sacchettino. Vabbè, io parlavo della figlia, comunque bello. Caniggia vola e portaci in Europa col sacchettino. Caniggia vola e portaci in Europa col sacchettino. Montolivo, sì, Zaghi, Vieri. Ah, Zaghi, Vieri. Bobo Vieri, hanno iniziato tutti là, cioè sono esplosi là. Come lo vedi questo campionato? Lo vedo molto livellato, che chiunque può battere chiunque, nel senso non c'è la squadra ammazza. Ma quello chi è? Classifica. Il ragazzino che gioca nell'under 13, che però è 2,5 metri. È la Viola? Sì. E quando l'hanno preso? Non lo so. Seguilo. Excuse me. Ciao. Come here. What's your name? Valtteri. Come in. Entra in Telegram. Fatti vedere. Conosci Viola Carr? Cos'è? Traduci, Pat. Non è qui. Casa tua? Sì. È su di là? Sì. No, sta per... Voglio tornare a casa. Ma ti dobbiamo portare non a casa. Non frega niente. Dove vai? Mi puoi inviare la geolocalizzazione gentilmente? Con chi giochi tu? Con la Viola? Sì, sì. In che gruppo sei? Quando sei nato? Io? 2002. No, 2003. 2003? Il nuovo Martins. E chi ti allena? Pepe. Pepe Cotroneo? È bravo? Sì, bravo. È meglio lui o meglio Pasquale Ragà? Tutti siete bravo. Tutte e due, bravo, sì, diplomatico, sì, bravo. Diplomatico. Che regaleremo sempre più emozioni ai nostri tifosi. Che tra l'altro devo dire, non l'avevo ancora detto, domenica sono stati fenomenali, perché finalmente c'è stata la pace. Io non entro nel merito di chi fosse la colpa, ma ci tengo a dire che per noi giocatori è tutta un'altra cosa sentirvi dall'inizio, sentire questo entusiasmo. E per favore un avviso ai pompieri, fateci entrare prima questi tifosi. Che cavolo, che all'inizio sembra il santuario. Magari per il passaggio sono 5 euro. E qui? 5 qua, euro. Qua. Te perché sei un amico facciamo 4,80 euro, va bene? Che ha avuto una splendida idea di accompagnare. Ma che freddo che fa questo? Ma dove siamo?